Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ancora anche da parte mia, ancora anche una bellissima serata e quello che auguro a tutti noi alla presenza del Signore. Ich freue mich, dass Sie wieder gekommen sind und dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen. E sono felice che posso rivedervi e ancora avere comunione insieme a voi. Und dass wir uns etwas Gedanken machen dürfen auch über die Aktualität biblischer Prophetie. E che possiamo anche dedicare alcuni attimi a riflettere sull'attualità della profezia biblica. Man spürt in dieser Gemeinde, dass hier eigentlich schon alles vorhanden ist, eine lebendige gegenwärtige Erwartung Jesu Christi. Das gibt es sehr selten. E io avverto in mezzo a voi che come chiesa, come assemblea locale, vivete questa attesa, si sente Amen. Che siete in attesa del ritorno del Signore Alleluia. Gesù. Amen. E vi dico che questo non l'ho avverto spesso. Bitte erlauben Sie mir noch ein kurzes Gebet. Amen. Vogliamo ancora fare una breve preghiera. Chiniamo il capo. Amen. Vielen Dank. Grazie. Ich möchte gerne heute Abend mit Ihnen sprechen über ein sehr aktuelles Thema. E il tema di questa sera che vorrei trattare insieme a voi è molto attuale. Über den Antisemitismus. E vorrei trattare l'antisemitismo. Und über einen großen Irrtum. E toccare un grande errore, un grande equivoco che spesso è presente. Nämlich über den großen Irrtum des Antisemitismus. E combiniamo questi due concetti, il grande errore che rappresenta l'antisemitismo. Gott gebraucht sein Volk Israel, um sich zu beweisen. Dio si serve del suo popolo per provare la sua esistenza. An Israel erkennen wir unzweideutig, wir leben am Ende der Endzeit. Ed è grazie a Israele che possiamo capire senza ombra di dubbio che viviamo negli ultimi tempi. Endzeit haben wir bereits seit der ersten Ankunft Jesu in dieser Welt. Gli ultimi tempi in effetti hanno cominciato con il primo arrivo di Gesù in questo mondo. Aber das Ende der Endzeit ist dann gekommen, wenn der jüdische Staat wieder da ist. Però questo periodo cosiddetto degli ultimi tempi volge verso la sua fine dal momento del ritorno dello Stato di Israele. Die Engel haben bei der Himmelfahrt Jesu gesagt, nel momento dell'ascensione del Signore Gesù in cielo, gli angeli hanno detto: Der Herr Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Il Signore Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Glauben wir das? Noi crediamo questo? Amen. Damals gab es einen jüdischen Staat. Allora, in quell'occasione, Israele era presente come Stato. Jesus ist vom Ölberg aus gen Himmel gefahren. E Gesù è salito verso il cielo, stando in quel momento sul Monte degli Olivi. Er ist sichtbar gen Himmel gefahren. Gesù è salito in cielo in modo visibile. Ein jüdischer gläubiger Überrest war dabei, als Jesus gen Himmel gefahren ist. E c'era una presenza minima di giudei credenti presenti al momento dell'ascensione del Signore Gesù in cielo. Er ist als wahrer Mensch und als wahrer Gott gen Himmel gefahren. E lui è salito in cielo come vero uomo e vero Dio. Wie wird er wiederkommen? E come tornerà? Es muss wieder ein jüdischer Staat da sein. Ci deve di nuovo essere uno Stato Israele. Der Ölberg liegt in Israel vor Jerusalem. E il Monte degli Olivi è quella collina di fronte a una delle mura della città di Gerusalemme. Er wird sichtbar wiederkommen. E Gesù tornerà visibilmente. Er wird als Gott und Mensch wiederkommen. E tornerà come uomo e Dio. Alleluia.
Und es wird einen gläubigen jüdischen Überrest geben, wenn er zurückkommt. Esisterà un residuo di giudei credenti che lo aspettano in quel momento. Und das ist der Grund dafür, dass der Antisemitismus heute zunimmt. E questo motivo spirituale è la ragione per cui l'antisemitismo cresce oggi. Ihr werdet gehasst werden von allen Nationen. Voi sarete odiati da tutte le nazioni. Es gibt in Israel ein Sprichwort. In Israele c'è un detto. Wer eine Seele rettet, rettet die ganze Welt. Che dice: chi salva un'anima salva tutto il mondo. Die Israeliten waren vor wenigen Wochen bereit. Poche settimane fa gli Israeliti erano pronti für einen entführten Soldaten a cambiare la vita di un soldato rapito, sequestrato. 1027 arabische Verbrecher und Terroristen freizulassen. Liberare 1027 delinquenti e terroristi arabi in cambio. Würde das Deutschland machen? Una cosa del genere lo si potrebbe aspettare dalla Germania, per esempio. Oder die USA. O dagli Stati Uniti. Oder Italien. O dall'Italia. Glaube nicht. Io non credo. Israel macht das. Israele lo ha fatto. Und wissen Sie, was das Resultat war? E sapete quale conseguenze? Ein saudi-arabischer Prinz, un principe, uno sceicco dell'Arabia Saudita, hat 640.000 Euro ausgesetzt. Ha messo a disposizione la somma di 640.000 Euro für die Entführung eines weiteren jüdischen Soldaten. A chi avrebbe sequestrato un altro soldato di Israele nel futuro. Damit sie wieder diesen Handel machen können und tausende von arabischen Menschen im Gefängnis freigelassen werden können. E questo con lo scopo di riproporre uno scambio nel futuro un soldato di Israele contro migliaia di detenuti arabi. Der Iran, l'Iran will die Atombombe, desidera realizzare la bomba nucleare, und er bekennt öffentlich, e lui confessa in pubblico, damit werden wir Israel vernichten. Con tale arma noi distruggeremo Israele. Und sie sagen, wenn die eine Atombombe zurückschicken, ist das nicht schlimm. E loro dicono: se loro dovessero riuscire in quell'occasione a rispondere a sua volta lanciando una bomba atomica su di noi, non è grave. Es gibt so viel Islamisten, die kann man nicht ausrotten. E noi siamo così tanti, no? In una maggioranza che non se ne nessuna relazione, non riusciranno mai a sterminare tutti noi. Israel wird so lange gehasst, solange es existiert. E Israele sarà oggetto dell'odio delle nazioni finché esiste. Es begann in Ägypten, das Volk war gerade geschaffen. Noi possiamo tornare indietro e dire: questa storia ebbe inizio in Egitto. Und es geht bis in die Endzeit. E questa storia continuerà fino alla fine degli ultimi tempi. Aber Gott hat einen Plan mit diesem Volk. Ma Dio ha un piano con questo popolo. Er will dadurch die ganze Welt segnen. Perché lui desidera benedire tutte le nazioni attraverso il suo popolo. Durch einen Juden namens Jesus. E in modo preciso attraverso un giudeo unico di nome Gesù. Amen. Und darum ist die Welt gegen Israel. Ed è questo il motivo più profondo per questa avversità da parte del mondo contro Israele. Besonders die Feinde des Evangelium. Sono soprattutto i nemici del Vangelo. Wie oft hat man Israel vernichten wollen? Quante volte c'è stato un tentativo per distruggere Israele?
Israele. Es ist ihnen bis heute nie gelungen. Ma sempre senza successo. Jesus hat gesagt, e Gesù ha detto, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass ich zurückkomme. Che questa generazione non passerà finché io non torno. Und bis heute ist Israel da. E oggi noi abbiamo Israele presente come uno stato. Der Antisemitismus, l'antisemitismo, irrt sich in einer Wahrheit oder in einer Tatsache ganz besonders. Erra, sbaglia in modo molto concreto in un aspetto. Er rechnet nicht mit dem lebendigen Gott und mit seinem Wort. L'antisemitismo non conta con l'Iddio vivente e con la sua parola. Alleluia. Ich möchte Sie jetzt heute Abend mit hineinnehmen. E questa sera vorrei insieme a voi. Was mich persönlich in den letzten Wochen sehr gestärkt hat. Osservare degli insegnamenti che nelle ultime settimane sono stati di grande incoraggiamento per me personalmente. Im Blick auf mein eigenes Leben. Riguardo alla mia vita propria. Und im Blick auf Israel. Ma anche in riguardo ad Israele stesso. Es ist die Geschichte des Buches Esther. Ed è il racconto che troviamo nel libro di Esther. Darf ich Sie fragen, wer von Ihnen hat dieses Buch schon einmal gelesen? Posso chiedere a voi, chi di voi conosce il libro Esther? Chi di voi lo ha già letto? Esther, ein Buch im Alten Testament. Esther è un libro dell'Antico Testamento. Es hat nur 10 Kapitel, 10 kurze Kapitel. C'ha solo 10 capitoli, 10 capitoli brevi. Ich würde Ihnen raten, es vielleicht in den kommenden Tagen einfach mal durchzulesen. E vi suggerisco di leggere questo libro una volta nei prossimi giorni. Es ist für mich eine Kriminalgeschichte des Alten Testamentes. E per me è una specie di romanzo tipo criminale, un thriller dell'Antico Testamento. Spannend bis ins Äußerste. Pieno di tensione fino alla fine. Das Faszinierende an diesem Buch ist. E ciò che mi affascina di questo libro. Es ist das einzige Buch in der Bibel, wo Gott nicht drin vorkommt. Che è l'unico libro nella Bibbia dove non troviamo il nome di Dio. Nicht einmal. Neanche una volta. Und doch sieht man ausgerechnet in diesem Buch das Handeln Gottes wie in kaum einem anderen Buch. Eppure proprio in questo libro notiamo l'opera sovrana di Dio come quasi in nessun altro libro della Bibbia. Gott scheint nicht da zu sein. Sembra che Dio non ci fosse. Und doch ist er da. Eppure c'è. Alleluia. Auch heute. Anche oggi. Auch in ihrem Leben. Anche nella vostra vita. Kennen wir das nicht alle? Non conosciamo tutti questa sensazione? Es geht mir so schlecht. Io sto così male. Gott, wo bist du? Dio, dove sei? È sta. Lui c'è. C'è. Vielleicht erst einmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Cominciamo con un aspetto molto importante. Die Anordnung von drei Büchern in der Bibel um dem Buch Esther ist folgendermaßen. La struttura del libro di Esther e all'interno di altri due libri è la seguente. In unseren Bibeln haben wir zuerst das Buch Esra. Nella nostra Bibbia abbiamo prima il libro di Esdra, dann Nehemia e poi Nehemia und danach Esther. E poi segue Esther. Diese Anordnung ist aber von der Geschichte her nicht ganz richtig. Ma la sequenza storica cronologica di questi tre libri non è esatto se guardiamo il periodo. Die Geschichte war folgendermaßen. Possiamo collocare questi tre libri in questo modo. Esra, prima c'era Esdra, Esther, poi Esther, Nehemia, poi Nehemia. Warum ist das wichtig? E perché questo è importante? Israel war in der babylonischen Gefangenschaft. Israele si trovava nell'esilio, nella cattività in Babilonia. Jetzt kamen die Perser und haben die Babylonier besiegt. E sono arrivati i Persi e hanno sconfitto i Babilonesi. Der persische König Kyros erlaubt den Israeliten
zurückkehren zu dürfen in ihre Heimat. E il re della Persia, Ciro, autorizza gli israeliti di tornare nella loro patria. Das ist die Geschichte Esras. E questa è la storia di Esdra. Er war der Mann, der die erste große Gruppe der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückbringt nach Israel. E lui era questo uomo che ha riportato nella patria il primo grande gruppo di israeliti dalla cattività in Babilonia. Aber viele Israeliten sind im babylonischen persischen Reich zurückgeblieben. Ma molti israeliti sono rimasti lì nel regno babilonese in Persia. Und über die kam jetzt eine fürchterliche Verfolgung. E loro sono stati soggetti di una persecuzione terribile. Ein Antisemitismus grauenhaft. È una forma di antisemitismo orribile. Ein Mann namens Haman griff die Juden an. Un uomo di nome Haman si è posto l'obiettivo di distruggere i giudei. Das ist die Geschichte Esters. E questa è la storia di Esther. Er will alle Juden umbringen. E lui vuole distruggere, sterminare tutti i giudei. Im ganzen persischen Reich. In tutto l'impero dei Persi. In 127 Provinzen. In una zona che comprendeva 127 province. Und ihr Vermögen will er für sich bzw. für den persischen König gewinnen. E lui vuole confiscare i loro beni o per se stesso o per il re della Persia. Es gelingt ihm letztlich nicht. Ma alla fine non riesce. Gott ist nicht da. Dio sembra non esserci. Er ist doch da. Eppure c'è. Alleluia. Nach dieser Geschichte Esters. E dopo questo racconto descritto nel libro di Esther, kommt Nehemia, arriva Nehemia, baut Jerusalem fertig, e ricostruisce le mura di Gerusalemme, und Jerusalem wird wieder die funktionelle Hauptstadt Israels. E Gerusalemme ridiventa la capitale funzionale dello Stato di Israele. Als das wieder war, e quando questo lavoro è stato terminato, die Juden zurückgekehrt, i giudei tornati nella loro terra, die Verfolgung besiegt, la persecuzione terminata, Jerusalem wieder Hauptstadt, Gerusalemme di nuovo capitale, wurde Jesus das erste Mal in diese Welt gebracht. E Gesù è venuto la prima volta in questo mondo. Die Geschichte wiederholt sich. E la storia si ripete. Viele Jahrhunderte später. Molti secoli più tardi. Die Israeliten werden 70 nach Christus in die ganze Welt zerstreut. Nell'anno 70 dopo Cristo, Israele sconfitto, i giudei dispersi in tutto il mondo. 1882. Nel 1882 kommt es zur ersten großen Einwanderungswelle der Juden zurück in ihre Heimat. E c'è una prima ondata di una certa portata di giudei che rientrano nella loro terra. Genauso wie es der Prophet Jeremia gesagt hat. Esattamente così come il profeta Geremia lo aveva predetto. Zuerst aus dem Norden. Prima dal nord. Aus Russland. Dalla Russia. Danach aus allen anderen Ländern. E poi da tutte le altre nazioni. Genauso ist es passiert. Esattamente così è avvenuto. Viele Juden sind aber nicht zurückgekehrt. Ma molti giudei non erano tornati nella loro terra allora. Über die kam eine fürchterliche Verfolgung. E su di loro, o verso loro, si è scatenato una persecuzione terribile. Ein Antisemitismus grauenhaft. E un antisemitismo, diciamo, molto orribile, brutto. Durch einen modernen Haman. Causato da un Haman moderno. Dieser Mann hieß Hitler. E questo uomo si chiamava Adolf Hitler. Alle Juden in seinem ganzen Reich sollten umgebracht werden. Tutti i giudei in tutto il suo regno dove lui comandava dovevano essere sterminati. Und ihr ganzes Vermögen sollte den Nationalsozialisten zugeführt werden. E tutti i loro beni dovevano essere confiscati e presi dai nazionalsocialisti.
Am Ende gelang die Ausrottung der Juden nicht. Alla fine non è riuscito a sterminare i giudei. Die Folge war, e la conseguenza era, 1967 wurde Jerusalem wieder die Hauptstadt Israels. E Gerusalemme è ridiventata la capitale d'Israele. Und jetzt? E oggi? Warten wir auf die Wiederkunft Jesu. Noi aspettiamo il ritorno del Signore Gesù. Gehen wir ein wenig in die Geschichte des Esther-Buches hinein. Allora, adesso ci vogliamo dedicare un po' alla storia di Esther. Wir können unmöglich alles lesen. Non riusciremo a leggere tutti i capitoli. Vieles müssen Sie mir jetzt einfach glauben. E mentre vi parlo, vi dovete semplicemente fidare di quello che vi dico. Aber ich verspreche Ihnen, ma vi impegno, vi prometto, alles was ich Ihnen über Esther und über ihren Stiefvater den Mordechai sagen werde, tutto ciò che vi dico riguardo ad Esther, anche riguardo al suo, diciamo, padre adottivo, Mardocheo, zio, steht wirklich im Esther-Buch. È scritto veramente nel libro di Esther. Wenn wir es lesen würden, bräuchten wir eine ganze Woche. Però se lo approfondessimo tutto, ci servirebbe una settimana intera. Der erste Punkt, den wir behandeln wollen. E il primo punto che vogliamo trattare o guardare. Und alles was ich sage ist wichtig für Sie persönlich, für mich und für Israel. E tutto ciò che andremo a dire è importante per te personalmente, per me personalmente e per Israele. Auch heute. Anche oggi. Erstens, prima, Gottes genialer Zeitplan. Il primo punto è il timing. Posso usare questa parola? È usata? Il timing, cioè il far combaciare le cose nel piano di Dio in modo perfetto, geniale. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich dieses Buch jetzt kürzlich wieder las. Poco tempo fa ho riletto Esther e mi ha colpito questo fatto, come Dio stabilisce le scadenze. Bevor Haman, der Judenverfolger, an die Macht kam, prima ancora che Haman, il persecutore dei giudei, è giunto al potere, war Mardochai und Esther schon im Königshaus beschäftigt. Mardocheo ed Esther erano già lì nella casa reale lì. Nella città, nella capitale. Ich hatte immer gedacht, die sind erst nachher an ihren Platz gekommen. In qualche modo, fino a poco fa, ho pensato che Dio ha fatto arrivare Mardocheo ed Esther solo dopo, quando c'era l'emergenza. Aber das stimmt gar nicht. Ma non è vero. Die waren schon da. Loro erano già lì. Gott weiß alles im Voraus. E Dio sa tutto con anticipo. Mordechai war bereits als Beamter im Königshaus beschäftigt. Mardocheo era già un ufficiale, un impiegato della casa regale. Und auch die Esther war bereits als neue Königin im Königshaus mit dem König Ahasverus verheiratet. E anche la regina Esther era già diventata moglie del re prima dell'arrivo al potere di Aman. Bevor der große Judenfeind Haman an die Macht kam. E quindi quando questo grande nemico dei giudei è stato promosso, loro erano già lì. Beide befanden sich also schon am genau richtigen Ort. Cioè tutti e due, Mardocheo ed Esther, erano già tutti e due al posto giusto, in tempo, ohne dass sie selber etwas dafür gekonnt hätten. Senza che loro potevano essere, senza che loro erano responsabili per questo. Sie waren einfach schon da. Erano già lì. Es war kein einfacher Platz. E non era un posto semplice per loro. Es war ein ganz schwerer Platz. Wir kommen nachher noch darauf. Era un posto molto difficile dove vivere per loro due. Lo vedremo ancora più in là. Aber sie waren schon da. Ma erano già lì. Sehen Sie, Gott ist nie hilflos. Vedete, a Dio non manca mai l'aiuto. Gott musste nicht sagen. Dio non ha dovuto constatare ad un certo punto. Jetzt kommt der Haman, der Judenfeind. Adesso è arrivato Haman. Der will alle Juden umbringen. E vuole distruggere tutti i giudei. Der hat eine ganz hohe Position im Königshaus. E lui ha una posizione incredibile, tanto potere nella casa del re.
Was mache ich denn jetzt? Adesso che cosa devo fare? Jetzt brauche ich auch welche im Könighaus, die für mich da sind. Anch'io adesso ho bisogno di gente lì nel palazzo che posso usare. Wen kann ich denn da auswählen? Dove potrei trovare qualcuno? Chi potrei scegliere? Die waren schon da. Loro erano già lì. An welchem Platz stehen Sie? Qual è il posto dove tu vivi, dove tu stai? Wollen Sie gerne woanders hin? Vorresti cambiare il tuo posto? Ist es ein schwerer Platz? È un posto difficile dove vivi? Eine schwere Familie? È una famiglia che ti pesa dove vivi? Schwierige Nachbarn? Hai vicini insopportabili? Schwerer Arbeitsplatz? E al lavoro ti trovi male? Solange Gott sie nicht wegholt. Finché Dio non ti sposta. Bleiben Sie da. Resta là dove sei. Resta lì dove sei. Sie stehen nicht umsonst an diesem Platz. E non è invano che voi siete lì dove vi trovate. Gott hat eine Aufgabe für Sie. Dio ha un compito per te in quel posto. Alleluia. Er will Sie gebrauchen. E lui si vuole servire di te. Warum stehen wir als Christen heute in dieser Generation 2011? Perché noi come credenti, figli di Dio, oggi in questi tempi che corrono, noi siamo qui ai nostri posti? Warum sind wir nicht im 16. Jahrhundert geboren? Perché non siamo nati 4 secoli fa? Heute, oggi, sind wir unter anderem da, fra le varie ragioni per cui ci siamo, für Israel eine Stimme zu sein. Noi siamo anche qui per alzare la nostra voce in favore di Israele. Natürlich müssen wir zuerst das Evangelium verkündigen, das ist wichtig. Certamente noi dobbiamo proclamare per prima cosa il Vangelo, è la cosa più importante. Aber wir sind auch für Israel da. Ma siamo anche chiamati ad alzare la voce in favore di Israele. Das ist so schön. E questa è una cosa così bella. Gott ist immer schneller als seine Feinde. Che Dio è sempre in anticipo rispetto ai suoi nemici. Oh, wir müssen Angst haben vor dem Iran. Oh, c'è da temere l'Iran, questo nemico di Israele. Wir müssen Angst haben vor Saudi-Arabien. Dobbiamo temere l'Arabia Saudita. Wir müssen Angst haben vor der UNO, vor dem zunehmenden Antisemitismus. Dobbiamo temere l'antisemitismo crescente all'interno delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite? Nein. No. Die müssen Angst haben. Loro devono temere. Israel ist in Sicherheit. Perché Israele è quella nazione di Dio sicura. Alleluia. Und alles dient dazu, dass sich das Wort Gottes erfüllt. E tutto serve e collabora per l'adempimento della parola di Dio. Sogar der zukünftige Antichrist muss schlussendlich das Wort Gottes erfüllen. Addirittura il futuro, questa figura futura dell'anticristo servirà per collaborare per l'adempimento della parola di Dio. Wollen wir uns die Situation von Esther und Mordechai mal ein bisschen anschauen? Guardiamo un po' meglio la situazione di Esther e di Mardocheo. In was für einem Verhältnis lebten die? In quale condizioni loro vivevano? Die Esther lebte in einem Königshaus. Esther viveva da regina in un palazzo. Da regierte ein stolzer, unberechenbarer König. E lì regnava un re orgoglioso e imprevedibile nelle sue azioni. Und er war alcoholiker. E lui era alcolista. Es war ganz gefährlich. Ed era pericolosa questa combinazione. Esther lebte in einer Zeit. Esther ha vissuto in un tempo, in un periodo. Die war äußerst frauenfeindlich. Era un periodo in cui le donne non contavano. Es ging nur reine Sexualität. E le donne erano semplicemente oggetti sessuali. Die mussten kommen und gehen, wie der König es wollte. E il re comandava, dovevano venire, presentarsi e poi sparire. Intrigen, Korruption, das Königshaus war voll von diesen Dingen. E al palazzo del re
regnavano gli intrighi, la corruzione, era normale in virgolette. Es ging um einen Beispiel, um eine beispiellose zur Schaustellung vom Materialismus. E i valori materiali o la rappresentazione dei beni, dei valori materiali era assurdo. Noi diciamo a Napoli bisognava fare bella figura, no? Con tutto ciò che si possedeva. Der König Ahasveros war unheimlich reich. E questo re era incredibilmente ricco. Er konnte ein halbes Jahr eine big party feiern für 127 Provinzen seines Reiches. E lui poteva organizzare una festa, un party che durava 6 mesi per 127 province del suo regno. Unheimlich. Incredibile. Und alles gab's gratis. E tutto era gratis. Consumazione gratis. Hätte vielleicht Berlusconi auch gerne gemacht. Avete capito? In diesem Haus lebte Esther. In una casa così viveva Esther. Ihre Vorgängerin namens Vasti, la sua diciamo la regina precedente di nome Vasti, hat nur einmal anders reagiert als der König es wollte und schon war sie weg. Una sola volta si è opposta al volere del re e già era messa da parte. Jetzt schauen wir uns Mordechai an. Adesso guardiamo a Mardocheo. Mordechai war Beamter im Königshaus. Mardocheo era un ufficiale nel palazzo del re. Esther war seine Cousine. E c'era un rapporto come se fosse stata la cugina Esther. Der Mordechai hatte Tag und Nacht Angst als Jude entdeckt zu werden. E Mardocheo aveva paura giorno e notte di essere scoperto nella sua identità giudaica. Esther hatte ihre Eltern verloren. Esther era una vedova, una orfana, aveva perso i suoi genitori. Mordechai hatte seine Eltern auch verloren. Anche Mardocheo aveva perso i suoi genitori. Er war älter als Esther. Era più grande di età di Esther. Was sollte er jetzt mit ihr machen? Cosa può fare in favore di lei? Er hat sie adoptiert. L'ha adottata. Er hat sie erzogen. L'ha educato. Er hat sie versorgt. Ha provveduto alle sue necessità. Er hat sie unterrichtet. L'ha istruita. Die Stellung von Mordechai im Königshaus war ständig gefährdet. Però lui si muoveva sempre nella sua identità in un ruolo che correva dei rischi enormi. Ständig ging es um Terrorismus. Perché lì c'erano sempre trame terroristiche. Einmal gab es zwei königliche Beamten, die wollten den König liquidieren. E una volta due funzionari del re volevano farlo fuori, liquidarlo. Mordechai hat das entdeckt. Mardocheo è venuto a sapere sta cosa. Er hat es dem König gemeldet. E ha riferito al re questa situazione. Der Fall wurde untersucht. E hanno fatto delle indagini. Und die beiden wurden getötet. E questi due sono stati presi in tempo e uccisi. Haben Sie Sorgen? Voi avete delle preoccupazioni? Oder bin ich der Einzige? O sono io l'unico che ogni tanto soffro o ho delle preoccupazioni? Haben Sie Probleme? Voi avete problemi? Haben Sie Ängste? Avete dei timori? Mordechai und Esther hätten fragen können. E Mardocheo ed Esther avrebbero potuto fare tante domande. Gott, wo bist du? E dire: Dio, dove sei? Jetzt kam der gefährliche Judenfeind Haman an die Macht. E adesso ha fatto carriera Haman e si è insediato in una posizione di potere incredibile. Ich will alle Juden umbringen. E Haman ha preso nel suo cuore la decisione: voglio uccidere, sterminare i giudei. Und das ganze Geld der Juden konfiszieren. E vorrei confiscare tutti i loro averi. Und Gott, wo bist du? Dio, dove sei?
Du siehst doch, was jetzt mit dem Volk, mit deinem Volk passiert. Guarda che cosa sta accadendo al tuo popolo. Wir sind verloren. Siamo perduti. Und du bist nicht da. Wo bist du? E tu non ci sei. Dove sei? Jetzt wollen wir einmal hineinschauen, wie Gott wirkt. Guardiamo come Dio agisce, come Dio opera. Der Gott, der im Esterbuch namentlich nicht genannt wird. Quel Dio che non è menzionato con nome nel libro di Esther. Was er alles gebraucht, um sein Volk zu retten. E quali sono i mezzi che lui sceglie e usa per proteggere e salvare il suo popolo? Die kleinsten Kleinigkeiten. Potrebbero sembrare delle cose insignificanti, banali che lui usa. Er gebraucht alles. E lui si serve di tutto. Und das beginnt so. E questo ebbe inizio in questo modo. Mordechai und Esther sind schon an ihrem Platz. Mardocheo ed Esther erano già al loro posto. Jetzt kommt der Judenfeind Haman. Arriva questo nemico dei giudei, Haman. Er redet mit dem König. Parla con il re. Und will das ganze jüdische Volk töten. E intende sterminare tutti i giudei. Warum? Perché? Nur weil Mordechai den Haman nicht geehrt hat. Solo perché Mardocheo si è rifiutato ad onorare Haman. Deshalb soll das ganze Volk getötet werden. Per uno deve essere ucciso tutto il popolo. Und der König sagt ja. E il re approva, dice sì. Und Haman reibt sich die Hände. Haman è contento. Eines Nachts, una notte, kann der König nicht schlafen. Il re non riesce a dormire. Haben Sie das auch mal? Qualche volta succede anche a voi? Ganz normal. È una cosa normale. Ein Weltregent kann nicht schlafen. Però qui abbiamo uno che reggeva il mondo e non riesce a prendere sonno. Er hat kein Fernsehen. Non c'è la TV. Er hat kein Radio. Non può accendere la radio. Er hat, was weiß ich, kein Internet. Non c'è Internet. Was will er machen? Cosa deve fare? Bringt mir das Buch der persischen Chronik. Portatemi la cronologia dei re dei Persi, della nostra storia. Und die Diener kommen mit der Chronik. Questi servi si presentano con questi annali, con questo libro. Und der König sagt: Schlag die Chronik auf und liest mir irgendwas daraus vor. E il re dice: Aprite questo libro, questi libri e cominciate a leggermi qualcosa. Und sie schlagen es auf. E lo aprono. Und sie lesen daraus vor. E leggono qualcosa di quello che è stato verbalizzato o trascritto. Und sie kommen zufällig an die Stelle. E per caso arrivano in quel brano, wo zwei Beamte den König umbringen wollten. Che ha riportato quell'episodio che questi due ufficiali corrotti volevano liquidare il re. Das war alles festgehalten. E questo è stato tutto trascritto. Und wie Mordechai den König eigentlich gerettet hat. Ed era anche scritto come quella informazione trasmessa da Mardocheo in effetti ha salvato il re. Und der König ist erschrocken. E il re si spaventa. Denn er sagt, poiché dice, hat man den Mann, der mein Leben gerettet hat, jemals belohnt? E chiede, ma quell'uomo che ha salvato la mia vita è mai stato premiato? Und die Diener sagen nein. E i servi gli dicono no. Und dann sagt der König, das müssen wir sofort machen. E il re dice, ma questo dobbiamo subito fare. Wer ist draußen im Hof? Chi è fuori nel cortile? Haman. Haman. Holt ihn rein. Allora chiamatelo. Haman will die Juden töten. Ricordiamo, Haman intende uccidere i giudei. Er hat bereits die Vollmacht des Königs. Aveva già una delega, una delega plenipotenziaria dal re. Der Grund ist, weil Mordechai ihn nicht geehrt hat. Il motivo era perché Mardocheo si era rifiutato ad onorarlo.
In seinem Haus hat schon einen Galgen aufgerichtet von 25 Meter Höhe. E lui ha già fatto erigere una forca, grazie, alta 25 metri. Für Mardochai. Per Mardocheo. Und jetzt ruft der König den Haman rein. E in questo momento re chiama Haman. Und der König fragt den Haman. E il re gli fa una domanda. Du Haman, gib mir mal einen guten Rat. Haman, ho bisogno di un buon consiglio. Was können wir dem Mann Gutes tun, den ich gerne ehren möchte? Dimmi tu, cosa potremmo fare a un uomo al quale io re vorrei dare onore? Und der König? Der Haman. Entschuldigung, der Haman. E Haman dentro di sé. Oh. Der denkt an sich. Penso, la mia occasione, no? Wer, der König will doch ganz bestimmt mich ehren. Il re vuole onorare me. Und er denkt sich was ganz Schönes aus. E quindi si inventa una cosa molto bella. Er sagt, pass auf König, ich habe eine gute Idee. E lui dice al re, c'ho una buona idea, caro re. Man soll den Mann, den du ehren willst, auf dein Reittier setzen. Quell'uomo che tu vuoi onorare, fallo sedere sulla tua cavalla, sul tuo cavallo. Und eine Krone auf den Kopf tun. Falli mettere una corona sopra il capo. Und königliche Kleider anziehen. Rivestilo di vestiti di da re. Und dann soll ein anderer hoher Beamter neben diesem Mann hergehen durch die Stadt Susa. E così un altro ufficiale alto deve accompagnare quest'uomo attraverso la città di Susa. Und er soll vor allen Menschen ausrufen. E lui deve proclamare queste parole davanti a tutte le persone. Das tut der König dem, den er gerne ehren will. E questo è ciò che il re fa a quell'uomo che desidera onorare. Und der König sagt, e il re dice, das ist gut, Haman. Questo è un ottimo consiglio. Mach du das mit Mordechai. Fai questo con Mardocheo. Als ich diese Stelle gelesen habe, quando ho riletto questo brano, habe ich mir gedacht, ho pensato, Gott hat Humor. Dio ha anche un senso dell'umore, no? Del Er ist nicht da. Dio non c'è. Und doch ist er da. Ma c'è? Ist er nicht da? Ma non c'è? Er ist da. Sì, c'è. Und Mordechai, er versinkt im Boden. Der Haman. Haman. E Haman vorrebbe sprofondare nella terra. Gott gebraucht alles. Dio si serve di tutto. Auch die Dinge in deinem Leben, die du gar nicht für wert hältst. Anche le cose nella tua vita delle quali non sei neanche a conoscenza che ci sono. Alles muss denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Tutto e ogni cosa deve cooperare al bene di coloro che amano Dio. Amen. Ich sagte, dass der König ein Trinker war. Ho detto che Assuero era un re che era un alcolista. Immer wenn der König betrunken war, hat eine Entscheidung getroffen. E sempre quando il re era ubriaco ha fatto delle scelte tragiche. Er feiert eine Party. Lui ha fatto questa grande festa. Er trinkt zu viel. Beve troppo. Und dann fällt er die Entscheidung. E in quelle condizioni prende la decisione. Meine Frau Vasti ist schön. Mia moglie è bella. Sie soll sich schön anziehen. La voglia presentare, si vesti bella. Und sie soll sich meinen Offizieren zeigen, e weil deve, sie so schön ist. Deve esporre la propria bellezza davanti ai miei ufficiali. Und die Vasti sagt, das mache ich. E Vasti dice non ci sto. Und schon ist sie weg. E è finita per lei. Nachher tat es ihm leid, als er wieder nüchtern war. Dopo quando lui è tornato sobrio, il re era dispiaciuto. Der König war mit dem Haman zusammen. E il re era insieme ad Haman. Sie haben beide wieder viel Wein getrunken. E zu hanno viel Wein. Di nuovo bevuto, alzato troppo il gomito. Sie waren wieder etwas betrunken. Ed erano un po' ubriachi, brilli. Und der Haman sagt dem König. E Haman dice al re. Du, ich will die Juden umbringen. Senti, io vorrei uccidere i giudei. Und der König sagt, ja.
E il re dice: va bene. Und gibt ihm sogar seinen Siegelring. E gli dà l'anello con il suo sigillo. Nachher wusste der König gar nicht mehr, was entschieden hat. Il re non sapeva più quello che nello stato di ubriachezza aveva deciso o accettato. Dann lädt die Esther den Haman und den König zu sich in ihrem Haus ein. Poi arriva questo momento che il re invita Haman insieme alla regina a casa sua per un banchetto. Und der König trinkt wieder viel und der Haman auch. E il re di nuovo beve, anche Haman beve. Und der König sagt der Esther. E dice ad Esther. Esther, was willst du? Esther, che cosa vuoi da me? Ich gebe dir alles. Ti do tutto. Die Hälfte meines Königreichs. La metà del mio regno. Als er wieder nüchtern war, hat er wahrscheinlich gedacht, was habe ich da bloß gesagt? Probabilmente dopo, quando gli è passato questo stato di ubriachezza, si sarà posto la domanda: oh, ma che cosa stavo per dire o per fare? Und die Esther war schlau. Ed Esther era una donna intelligente. Sie hat ja gebetet und gefasst. Lei ha pregato e digiunato prima. Und sie sagt, König, komm doch morgen mit Haman nochmal in mein Haus. E così dice al re: re, tu insieme ad Haman tornate anche domani, vi voglio invitare ancora una volta. Und der König und Haman kommen nächsten Tag wieder. E il prossimo giorno il re e insieme ad Haman si ritornano da Esther. Und der Haman sagt zu Hause: ah, wen hat die Königin Esther eingeladen? Mich natürlich, mit dem König. Haman dice a casa sua, insomma, moglie, no? Sai, io sono quell'uomo che conta accanto al re, perché solo il re e me Esther ha invitato per questo pranzo. Und sie kommen wieder. Tornano tutti e due. Sie trinken wieder viel. Bevono di nuovo troppo. Und der König sagt dasselbe, das gleiche. Il re ripete la sua offerta. Esther, was willst du? Ich gebe dir, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches. Esther, che cosa vuoi da me? Io ti do la metà di tutto ciò che c'è nel nostro regno. Ti do tutto questo. Und da sagt Esther. E Esther dice: ich habe nur eine Bitte. Io c'ho solo una richiesta. Rette mein Volk. Salva il mio popolo. Was? Wer will denn dein Volk umbringen? E il re si spaventa e dice: ma chi è che vuole attentare al tuo popolo? Er hat gar nicht mehr gewusst, dass er das selber entschieden hat. E lui non era più consapevole che lui ha dato l'approvazione a quel decreto. Und dann sagt Esther: dieser Haman ist der Mörder. E così Esther in quel momento risponde e dice: questo Haman, lui è quello. Der König ist empört und rennt mit großem Zorn hinaus in den Garten. E il re si arrabbia e non sa come reagire, quindi si alza, corre fuori nel giardino. Der Haman kriegt Angst. E Haman ha paura. Er weiß jetzt. Lui sa che rischia. Jetzt ist er mit Esther alleine. E quindi è da solo con Esther. Esther sitzt auf einer Couch oder was? E Esther sarà stata seduta su una sorta di divano. Und er in seiner Todesangst schmeißt er sich vor die Füße von Esther auf die Couch gelehnt und bittet: rette mich, rette mich. E così Haman nella sua paura si butta là davanti ai piedi di Esther, la afferra e insiste, implora: salvami, salvami. Genau in dem Moment. E esattamente in questo momento kommt der König wieder rein. Il re Assuero rientra und sieht den Haman da liegen. E vede Haman quasi sopra Esther, vor den Füßen von Esther, e lì ai piedi di lei. Und er denkt, da interpretiert der König das verkehrt. E il re interpreta questa scenetta in modo sbagliato. Und er sagt, e dice: reicht es dir nicht, die Juden umzubringen? E gli dice: non ti basta di voler far fuori i giudei? Jetzt willst du auch noch meine Frau vergewaltigen? Adesso vuoi anche violentare mia moglie? Und da kamen schon die Soldaten. E i soldati sono arrivati. Und führen ihn ab. E lo portano via. Was können wir mit ihm machen? Che cosa dobbiamo fare con uno così? Ja, Herr König, er hat einen Galgen aufgerichtet für Mordechai. Sì, caro re, lui ha già fatto alzare la forca a casa sua per Mardocheo. Hängt ihn daran. Allora appendete lui là. Der große Irrtum des Antisemitismus. Questo è l'errore dell'antisemitismo. Es ist einmal ein Jude gefragt worden. Una volta è stato chiesto a un giudeo: tu, was macht ihr eigentlich, ihr Juden, wenn jetzt jemand kommt und euch wirklich umbringt?
Allora, la domanda era questa: tu, Giulia, mi devi dire cosa fate voi israeliti se veramente viene una nazione, un nemico che vi stermina? Da könnt ihr doch nichts mehr machen. Siete così pochi, non avrete i mezzi per difendervi. Was ist deine Antwort? Qual è la tua risposta? Und da sagt der Jude, e così questo giudeo rispose: Och, er sagt, ist ganz einfach. Ma è molto semplice. Dann schenkt Gott uns einen neuen Feiertag. Allora sarà Dio a darci un nuovo giorno di riposo. Was? Cosa? Wie soll das denn gehen? E come dovrebbe accadere una cosa del genere? Wenn man euch umbringen will. Se noi ci vogliamo distruggere, dann bekommt ihr doch keinen neuen Feiertag. Mica vi aspetterà un nuovo giorno di riposo. Ne sagt der Mann doch. E il giudeo diceva sì. Der Pharao wollte uns umbringen. Il faraone ci voleva uccidere. Und Gott schenkte uns das Passafest. E Dio ci ha dato la festa del Passa, il Pesach, la Pasqua. Der Haman wollte uns umbringen. Haman ha voluto ucciderci. Und Gott schenkte uns das Purimfest. E Dio ci ha dato la festa del Purim. Antiochus Epiphanes wollte uns umbringen. Antiochia Epifanio ha cercato di distruggerci. Und Gott schenkte uns das Chanukka-Fest. E Dio ci ha dato la festa del Chanukka, la festa delle luci. Hitler wollte uns umbringen. Hitler ci ha voluto uccidere, sterminare. Und Gott schenkte uns den Holocaust-Gedenktag. E Dio ci ha dato la giornata di la memoria della Shoah, quel giorno di festa per ricordare la liberazione. Die arabische Welt wollte uns 1948 vernichten. E nel 1948 gli arabi, le nazioni erano pronte a sterminarci. Und Gott schenkte uns den Unabhängigkeitstag. E Dio ci ha dato il giorno della indipendenza. Man wollte uns Jerusalem wegnehmen. Hanno voluto toglierci Gerusalemme. Und es gab einen Krieg. E c'è stata un'altra guerra. Und Gott schenkte uns den Jerusalem-Tag. E Dio ci ha dato il giorno della memoria della liberazione di Gerusalemme. Und wenn uns in Zukunft jemand umbringen will. E se nel futuro qualcuno ci vuole sterminare. Schenkt Gott uns einen neuen Feiertag. Dio ci dà un'altra giornata festiva. Und dieser nächste Feiertag. E questo prossimo giorno di riposo verrà. Und ich glaube auch schon, wie er heißt. E credo di sapere anche come si chiama questo giorno. Alleluia. Millennium. È il giorno del millennium. So. Am Schluss ist das Volk gerettet. Nel libro di Esther alla fine il popolo si salva. Esther bekommt das Haus von Haman. Esther viene assegnata la casa di Haman. Mordechai bekommt alle Besitztümer von Haman. Mardocheo diventa il nuovo proprietario di tutti i beni di Haman. An dem genau gleichen Tag, an dem man die Juden umbringen wollte, wurden die Feinde umgebracht. E esattamente in quel giorno, dove era in programma lo sterminio dei giudei, i giudei hanno potuto sconfiggere i loro nemici. Und ganz am Schluss. E proprio alla fine. Und das möchte ich jetzt lesen und dann möchte ich auch zum Schluss kommen. Questo vorrei leggere insieme a voi. Sehen wir etwas messianisches. Noi abbiamo già un anticipo di quella realtà messianica. Ich habe immer gesagt, Gott kommt im Esterbuch nicht vor. E ho detto più volte che non troviamo il nome di Dio nel libro di Esther. Aber er kommt vor. Ma c'è. Allerdings wie im Verborgenen. Ma un po' come di nascosto. Wir lesen Esther Kapitel 8. Quindi leggiamo dal libro di Esther capitolo 8. Vers 15 bis 17. Dal versetto 15 a 17. Liest du bitte. 15 bis 17. Esther 8, 15 a 17. Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale, viola e bianca, con una grande corona d'oro e un mantello di bisso e di porpora. La città di Susa alzava grida di gioia ed era in festa. I giudei poi erano raggianti di gioia, di entusiasmo, di gloria. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci furono fra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti e feste. Molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei,
perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. Erstens, prima, Mordechai bekommt ein Kleid in den Farben blau und weiß. Mardocheo viene rivestito di una veste di dei colori viola e bianca. Blau und weiß. Viola o blu e bianca. Was sind heute die Nationalfarben des neuen jungen Staates Israel? Quali sono i colori nazionali del giovane Stato di Israele? Blau und weiß. Blu e viola. Scusate, blu e bianco. Er bekommt eine Krone auf den Kopf. Lui riceve una grande corona sul suo capo. Das erinnert uns an die zukünftige Königsherrschaft Jesu. E questo è un anticipo che ci proietta già verso questo futuro regno di Gesù. Er bekommt einen Leinenkleid und einen Purpurmantel an. E lui riceve un mantello di bisso e di porpora. Wie Jesus Christus. Come Gesù, mantello messo sulle sue spalle. Für sie war jetzt Licht und Freude gekommen. E per quanto riguarda i cittadini, è arrivato un giorno di festa e di gioia. Wenn Jesus zurückkommt, quando il Signore Gesù torna, wenn er sein Volk gerettet hat durch die große Trübsal, quando attraverso la grande tribolazione alla fine Gesù salverà il suo popolo, da wird Freude und Licht kommen. Allora saranno gioia e festa e anche luce. Ich bin der helle Morgenstern. Io sono la stella chiara mattutina. Die Sonne der Gerechtigkeit. Sono il sole della giustizia. Für die Juden war Freude und Wonne gekommen. E per i giudei è arrivato questo grande entusiasmo, questa festa. Gerade wollte man sie noch töten. Appena pochi giorni prima volevano sterminarli. Jetzt freuten sie sich. Adesso gioia. Und alle Völker wollten Juden werden. E tutte le persone delle altre nazioni volevano diventare giudei. Zacharia sagt, Zaccaria ci insegna, dass das so nach der Wiederkunft Jesu im Millennium auch wieder passieren wird. Che durante il millennio, dopo il ritorno di Gesù, avremo di nuovo questa stessa situazione. Dann wollen 10 Juden einen Juden am Rockzipfel fassen und sagen: "Bring mich zum Messias", oder wir wollen auch Juden werden. Zaccaria dice che allora 10 gentili si aggrapperanno la veste di un giudeo e dicono: "Portaci anche tu dal tuo Dio, vogliamo diventare dei giudei". Gott kommt zu seinem Ziel. Dio arriva alla sua meta, alla meta dichiarata da lui. Er erfüllt sein Wort. Lui adempie la sua parola. Niemand kann ihn daran hindern. E nessuno può ostacolare Dio nel farlo. Er hat auch der Gemeinde Jesu gesagt. E lui ha detto alla chiesa sua, al suo corpo: "Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden." Le porte dell'Ades non potranno vincere la mia chiesa. Und er hat gesagt, e lui ha detto: "Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen." E nessuno li strapperà dalla mia mano. Und er hat auch gesagt, e ha detto inoltre: "Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes." Che niente, nessuno ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Nicht einmal der Tod. Neanche la morte. Wir haben Hoffnung. E noi abbiamo questa speranza. Israele hat Hoffnung. Israele ha questa speranza. Und auch die Nationen. E anche le nazioni possono sperare, e il ritorno del Signore permetterà loro di trovare Lui. Und darum wollen wir beten. Ed è per questo che noi preghiamo. Für Israel, per Israele, aber auch für die Feinde Israels. Ma anche per i nemici di Israele. Wir sind in dieser Welt, um zu lieben. Noi siamo in questo mondo per amare. Nicht um Rache zu üben. Non per vendicarci. Maranatha. Maranatha. Amen. Amen. Grazie. Grazie. Tornare su questi libri scritti. Noch einmal dieses Buch von Arno Fröse. Questo libro scritto dal fratello Arno Fröse. Ist ganz aktuell. È molto attuale. Apocalypse 13. Offenbarung 13.
è un'esegesi, un'interpretazione del capitolo 13 dell'Apocalisse. Wir haben heute eine große Wirtschaftskrise. Noi ci siamo trovati in mezzo ad una crisi economica incredibile. Der deutsche Finanzminister hat kürzlich gesagt, il ministro tedesco delle finanze ha detto recentemente, was wir in Europa brauchen, ciò che noi abbiamo, ciò che ci serve in Europa, ist einen starken Mann. È un uomo forte. Die Bibel sagt, e la Bibbia ci dice, dass auf dem Territorium des alten römischen Reiches, che su quel territorio dove c'era una volta il vecchio impero romano, auch das letzte antichristliche Reich stattfinden wird. È lì che si realizzerà l'ultimo regno anticristiano. Unheimlich aktuell und interessant. Questo libro è di una attualità incredibile, molto interessante. Das Buch Ruth im Alten Testament. Poi questo libro che tratta la figura di Ruth nell'Antico Testamento. Ein wunderschönes Buch. È un libricino bellissimo, scritto ein da lui. Buch für Verliebte. È un libro per chi è caduto in amore. Aber es ist mehr. È molto di più. Es zeigt die ganze Geschichte Israels. È un riassunto di tutta la storia di Israele. Zerstreuung, dispersione, Rückkehr, ritorno. Ein bisschen die Gemeinde Jesu. Brevemente accenni al periodo della Chiesa. Der Messias. Il Messia. Das Kommen des Messias. La venuta del Messia. Ein dünnes Büchlein. È un libricino piccolo. 60 Seiten. 60 pagine. Ganze Geschichte Israels. Tutta la storia di Israele contenuta qua. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie per la vostra attenzione. Und Gottes Segen. E che Dio vi benedica. Amen. Amen. Grazie.